Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Noi ci riprendiamo da dove ci eravamo lasciati su Raid 4 e affrontiamo adesso competizioni 750 classiche. Dobbiamo fare due gare, una Laguna Seca su Meteo Sereno, ovviamente Laguna Seca, e una a Interlagos con Meteo nuvoloso, con una 750 classica. Visto che ne abbiamo la possibilità, io userei due moto diverse. La prima, innanzitutto userei la Yamaha R7 qui a Laguna Seca, che è quella più bella, dai raga, la R7 è spettacolare, una vera e propria leggenda. Ma non perdiamoci troppo in chiacchiere, partiamo subito. Mi raccomando ragazzi di lasciare like al video. Vabbè, il dislessia portami via. Allora, lasciare like al video, iscrivervi al canale, attivare la campanella degli avvisi così da rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. E andiamo subito. Bene ragazzi, stiamo per iniziare questa prima gara Laguna Seca con la nostra Yamaha R7 stupenda. Ed eccola qua la tuta. Vi avevo promesso il reveal della tuta specifica per le Yamaha, ovviamente. Guarda questi, guarda questi! Ma che fate, su? E niente, e niente. Comunque, dopo ve la faccio vedere bene la tuta, dai. Allora, ripartiamo. Ma comunque, dai, è carina, è carina. Si va, si va. Ci sono sti tizi che partono veramente come dei vecchi col cappello. Scusi? Attenzione, c'è l'altro compare con l'R7 sempre. Tra l'altro sentite il rumore cupo di sta moto. Cioè, sembra non essere una Yamaha, ecco. Dai, dai, che li recuperiamo. Bam! Scusi. Si è steso? No, no, allora tutto a posto. Scusi il cazzo. Occhio! Vola via, mamma mia. Là la moto si è impuntata sul cordolo. Ha iniziato a volare. E dai però. Laguna Seca non è proprio la mia pista preferita, eh. In confronto alle altre moto, soprattutto alla Honda, questa non si sente proprio, cazzo. Io faccio fatica a capire quando devo cambiare marcia e soprattutto faccio fatica a capire come sia possibile che in frenata l'abbiamo persa di posteriore senza usare né freno motore e né freno posteriore. Andiamo a riprendere McKenzie. Ma è quello delle patatine? No, quello è McCain. Scusate, era ignobile sta battuta. Riusciamo a mettere la sesta? Sì che ci riusciamo, con la moto che si impenna. Attenzione! E se ne va! E se ne... Mamma mia che volo si è fatto. Mi scusi, McKenzie. No, però stava una... Non mi ricordo, c'era una marca di roba McKenzie, non mi ricordo cosa però. Dai, un secondo e due su Peng Fang, che sembra uno scioglilingua. Sentite come è silenziosa sta moto, cioè in confronto alle altre. Tu se stai vicino a una Honda RC30 non la senti. Infatti è meglio se ci allontaniamo il più possibile dagli avversari. E niente, sta moto c'ha un freno motore poderoso a quanto pare, perché sullo scollino del cavatappi continua ad intraversarsi.
questa moto la guidava Aga, raga, faceva certe cose con sta moto, voi non avete idea. Ora non l'ho personalizzata, è la livrea originale questa. Guardala che traverso ti ha tirato lì. Siamo nel corso del terzo giro. Adesso inizia a intraversarsi un po' di più col consumo gomme. Qua ho fatto una cagatona io, perdonatemi. Due secondi e quattro di vantaggio. Questo non lo taglio, raga, perché comunque sono solo due gare. Scusate, da cinque giri l'una, su circuiti che comunque sono piuttosto veloci. E stavolta non si è intraversata. Destra, sinistra. Forse Laguna Seca è l'unico circuito americano che abbia delle curve con un senso, perché gli altri sono un guazzabuglio di chicane inutili, assurde, fate solo per far rallentare le moto, perché i circuiti originali erano praticamente ovali. Per esempio Daytona, no? L'esempio più lampante. Che schifo Daytona, Dio santo. Si intraversa. Lungo, 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 tienila, 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 grandissimo. Non c'era neanche penalità. Gira bassissima sta Yamaha, cioè non sembra una Yamaha. Le Yamaha che di solito girano alte, urlano. Non quella da MotoGP ovviamente. Però schioppetta come se non ci fosse un domani, ovviamente essendo a carburatore. E stiamo per arrivare al buio, come al solito Ride fa partire le gare alle 4 del pomeriggio con progressione temporale a 60, quindi un secondo e un minuto. E si arriva al momento in cui non si vede più un cazzo, perché ste moto non hanno i fanali, non sono mica da endurance, voglio dire, però è calato il buio ed è dall'inizio che glielo stiamo dicendo noi giocatori alla Milestone, però cazzo non la risolvono. Basterebbe cambiare l'orario di partenza delle gare, io non dico di modificare la progressione temporale. Metti la partenza alle 12 e hai risolto il problema. O alle 7 del mattino, se proprio vuoi far vedere un'alba, un tramonto. Anche se ste moto mica partono alle 7 del mattino, queste hanno bisogno di calore per girare. Stavo per fare la stessa cagata di prima. Ah, siamo nell'ultimo giro, attenzione ragazzi. Io neanche me ne ero reso conto. Adesso sentiamo solo il motore della nostra moto, perché gli altri sono lontani, fortunatamente. Almeno riusciamo ad apprezzare un po' il rumore cupo, un po' largo al cavatappi. Che poi fa il flash sotto del fanalino rosso, ma in realtà la moto non ha un fanalino. Vabbè. Il flash, il riflesso. E ce l'andiamo a prendere sta gara. Facile facile, dai, a parte le prime fasi. Ah, siamo stati invitati anche al Master di Laguna Seca. Ce lo vedremo in live ovviamente, ragazzi. Almeno per quanto riguarda la endurance, il resto me lo faccio da solo. Allora ragazzi, andiamo a togliere questa tuta, rimettiamo quella
per tutti i giorni, no? Perché noi abbiamo la tuta per la Yamaha e la tuta per tutti i giorni. Allora, eccoci, vedete com'è bella per ora. Aspettate, vedete com'è bella? Spettacolare, raga. Cioè, mi è uscita proprio bene sta tuta, eh. Tra l'altro c'è scritto R1, ma in realtà abbiamo guidato una R7. Blue Crew sulla spalla, bellissima, bellissima, mi è uscita proprio bene. Ok, torniamo sulla tuta rossa e partiamo per l'ultima gara del giorno. No, perché mi metti? E dalle, mettimi Lega Mondiale. Oh, per l'ultima gara del giorno e saremo a Interlagos. Scegliamo solo la moto con cui andarci, solo questo. Io direi di andare proprio con la ZX750RR, anche se è una delle meno prestanti. Che dite? Dai, proviamoci. Tra l'altro è blu pure. Bene ragazzi, allora saltate come al solito le qualifiche a piè pari. Io qua metterei un cambio un po' più cazzuto. C'è già, perfetto. No, dobbiamo fare l'assetto, in effetti. Non ci avevo pensato. Questo lo lasciamo standard, questo pure. Aggressivo, aggressivo. E come gomme, ragazzi, non ho idea. Io monterei una. Tra l'altro è sera, quindi andiamo di soft soft. Sì, anche qua si parte alle 16, quindi ce la faremo praticamente di notte la gara. Partiamo subito. Questa già si sente di più, dai. Ah, allora era questa che urlava così, non la RC30. Però il rumore era molto simile all'RC30. Mi scusi, non volevo. Guardate come gira alta questa invece. Questa urla proprio, a differenza dell'R7. L'R7 è tutta pacata. Tra l'altro c'è pochissima differenza tra una marcia e l'altra per quanto riguarda la rapportatura. E schioppetta anche. Beh, qua siamo andati un po' nell'erba. Oh! Ma è scemo questo, ma mi è venuto proprio a falciare. Parente di Marquez. Capisco che non sto andando velocissimo perché sto cercando di conoscere la moto. Però da qui a venirmi a falciare in quel modo, insomma. Vabbè, ha avuto ciò che si meritava. Un bel eyesight, qua invece noi non siamo riusciti a far la curva. Eravamo troppo veloci. Ah, già finita la marcia. È un cambio cortissimo, raga. Noi invece siamo andati un po' troppo forte alla prima curva. Dov'è il segnalatore? Qua. Mamma mia. Guarda come derapa, nonostante sia una delle moto meno potenti del lotto. Però si guida bene, devo dire. Forse un po' nervosetta, ma per il resto è una moto ok. Non è niente di tutto sto eccezionale, ma neanche una ciofeca. Poi il sound cupo e forte. Secondo me è più bello questo della Yamaha. Anche questa gara ce la facciamo tutta, ragazzi. Anche
Anche perché non stiamo riuscendo a staccare più di tanto gli avversari. Sono ancora lì. E l'anteriore si sta un po' surriscaldando, ma giusto leggermente. Nulla di preoccupante. Un po' largo, va bene. Abbiamo ripresa per i capelli. Non freniamo più con l'anteriore in curva, freniamo solo col posteriore perché l'anteriore sta andando un po' ai carboni. Siamo entrati un po' troppo stretti e lì ci ha portato un po' fuori il cordolo, ma vabbè, dai, fa niente. Anche qua ha sbagliato completamente la traiettoria. Dai, però si guida veramente bene sta motina, perché è proprio piccola, eccola. L'ho detto. Sembra proprio piccola. Parabrezza è molto protettivo, come vedete. L'anteriore ha deciso di rimanere arancione. Certo che parlare di colori di sto periodo, insomma, un po' deleterio. Anche se non freniamo, la gomma anteriore si riscalda. Forse abbiamo poco grip all'anteriore. 3 secondi e 8 nel frattempo su Kate Stewart. Un po' largo. Vabbè, ci ha dato mezzo decimo di penalità. Ci sta. Ce lo teniamo, non facciamo flashback. Qua abbiamo rischiato qualcosina andando praticamente a curvar nell'erba. Occhio, occhio! Mamma mia, qua che rischio! Sta per iniziare l'ultimo giro, ragazzi. Un'altra curvetta. Un po' di freno posteriore qua, ci stava tutto, l'abbiamo usato molto bene. Però forse la Yamaha R7 era più veloce come velocità pura. Abbiamo fatto una frenata tutta di traverso praticamente. Olè. Dai, sì, abbiamo quasi 5 secondi di vantaggio e la moto che si imbizzarrisce anche, quindi direi che e ormai è fatta, come diceva Pizzul. Non vorrei portarmi sfiga da solo, ma ugualmente abbiamo i flashback, quindi pur se fosse usiamo i flashback. Mamma mia, che chiusa ci ha dato lì! Che chiusa! In
infatti avete visto l'anteriore è diventato rosso, zona rossa per l'anteriore, lockdown, si stava chiudendo nel vero senso della parola. E andiamo a prenderci anche questa vittoria, a conquistare il trofeo delle moto da corsa 750 classiche. Non mi interessa vedere quanto abbiamo preso, passiamo avanti. Va bene ragazzi, allora per questo episodio noi ci lasciamo qui, ci vediamo nel prossimo con un altro video di Ride 4. Mi raccomando ragazzi, rinnovo le raccomandazioni, iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati, ormai ci manca poco per passare al tour mondiale. In realtà noi potremmo già passare, ma voglio prima concludere tutte queste categorie. La coppa, il trofeo speciale 1000 lo porto in live ragazzi, come vi dissi già due episodi fa, perché sono gare molto lunghe, vedete, sono proprio 30 giri, 25, sono come delle gare da moto vere, insomma, e non lo voglio portare in un episodio perché sostanzialmente mi farei la gara da solo, a parte gli eventi straordinari. E noi ci vediamo nel prossimo episodio, faremo la coppa F3675, mi raccomando non perdetevi neanche questo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao ciao!